Salve a tutti, sono Francesco Fusillo per le guide di Sodi Linux. Adesso spiegherò come si installa il programma Gnash che serve a risolvere il problema di alcuni DVD che sono fatti in formato con file SWF, cioè in file di flash sostanzialmente. Allora, questo è un DVD che è inserito già nel lettore di una nota casa editrice che dichiara il DVD funzionare solo per Windows e Mac. Adesso vedremo come sarà possibile invece risolverlo tranquillamente con un sistema molto performante, anche con il nostro Sodi Linux, basta dargli un paio di istruzioni. Allora, le cose da fare prima di tutto sono questa è l'icona, il DVD l'ho già messo dentro, aprire l'icona e individuare il file di partenza che è il far start. Dobbiamo dare il comando che il nostro PC apra sempre questi file esecutivi exe con Wine. Wine è l'interprete per Windows. Bene, adesso con doppio clic partirà con Wine, però comunque non funzionerà perché come vedrete in per esempio prendiamo geometria animazioni sono tutti file .svf che non vengono risolti bene da Sodi Linux in modo nativo. Non abbiamo messo tutti i software che servono a questo mondo per evitare di appesantire già oltre 3 giga di sistema, ma questo credo che sia abbastanza necessario metterlo e lo metteremo nel primo aggiornamento proprio per risolvere questo problema. Intanto Wine finisce di completarsi prima di partire e una volta che si apre il DVD perché Wine va a sistemarlo, la cosa non funziona comunque perché dovremmo installare Gnash. Quindi, prima cosa, avviare il programma start sempre con Wine. Seconda cosa è installare Gnash. Per installare Gnash è semplicissimo perché è nei repository, andiamo nel centro di controllo, che è il nostro pannello di controllo per capirci. Ecco, l'ha fatto partire, ma tanto comunque non partirebbe perché non trova l'interprete per i flash, quindi andiamo al gestore delle applicazioni, la solita parola magica è scuola per entrare nel ruolo di amministratori e quando si apre l'interfaccia di ricerca cercheremo Gnash. Vedrete che non è installato perché nativamente non l'abbiamo messo. Allora, Gnash, ok. Eccolo qui. Shockwave Flash Player. Installa, dipende dalla vostra rete e la velocità di installazione. Una volta installato, dovremo quasi sempre lui va a marcare i file flash e quindi lì dovrebbe far partire immediatamente. Se non lo facesse, bisogna fare la stessa operazione che abbiamo fatto con Wine, tasto destro, apri con Gnash. Adesso aspettiamo che finisca di installarsi e poi facciamo la prova per vedere se va. Ecco. Bene, allora adesso il messaggio di avvenuta installazione è fatto, perfetto, siamo a posto. Adesso dovrebbe funzionare senza nessun indugio. Provo a aprirlo, vado ad aprire geometria dove eravamo prima e le animazioni e vediamo se l'ho marcato. Apri con, vedete che è sbagliato, lo apre tutto il cosa, però c'è già Gnash che sarebbe pronto e disponibile al lavoro, quindi apri con un'altra applicazione e ricorda sempre questa applicazione e cerchiamo il nostro Gnash che dovrebbe essere in questa zona qua. Eccolo
Eccolo qua, è sotto video, sotto totem. Allora, Marco con visualizzatore di file SVF, apri. Eccolo Le lì. grandezze, Vedete che è partito? caratteristiche. È partito perché io avevo indicato questo file. Però adesso con i collegamenti giusti, cioè con Wine che mi apre il file start e con Gnash che mi apre le animazioni, sono sicuro che le cose si sono messe bene e posso tranquillamente guardarmi questo ed utilizzare questo batch di fatto molto bene che permette di godersi appunto la didattica interattiva che viene proposta da questo DVD. Quindi matematica in azione, eccola qua. La apro, sezione geometria, sta leggendo dal DVD per cui è un po' lento. Altra cosa sarebbe aver copiato tutto sulla macchina e poter attingere alle risorse da una cartella copiata sulla macchina. Ecco che si è aperto la geometria con i suoi capitoli, prova nazionale, glossario, apro il capitolo 1. Ecco, adesso che l'ha caricato è abbastanza anche veloce. La misura, ad esempio, vado così a casaccio, apro il capitolo, questo capitolo, vediamo se ci sono dei video. Non ci sono dei video, quindi devo fare altro che tornare indietro. Anche qua non vedo video. Ecco qua, era nel primo la misura. Quindi posso far partire il video che punterà a una di quelle animazioni che abbiamo visto prima, quella che parte, e quindi la risoluzione del nostro problema per poter vedere questo DVD mi sembra che sia allegramente affrontata e come vedete anche abbastanza veloce nella sua esecuzione, insomma. Capitolo 3, eccolo qua. Funziona tutto, qui video non ce ne sono, siamo un po' sfortunati. Eccolo qua, video sugli angoli. Bene, quindi abbiamo risolto la visione di questi video interattivi. Ovviamente qui ci sono anche gli strumenti, la calcolatrice, il glossario, che grazie al fatto che adesso abbiamo un interprete flash, le cose, come vedete, dinamiche. Funzionano belle come il sole. Bene, per le guide di Sode Linux, spero che questa guida sia stata utile. Francesco Fusillo,